Bene, eccoci di nuovo in studio, sempre con il professor Scerrati e il dottor Ricciuti, a cui rivolgo subito una domanda. Dottore, ma ci sono altre patologie che possono essere curate con la stimolazione cerebrale profonda? Sì, esistono delle patologie consolidate come terapia, patologie chiaramente gravi, patologie avanzate, tipo il dolore cronico, oppure nei pazienti con emicrania cefalea a grappolo. Esistono delle forme di emicrania molto molto gravi che condizionano una somministrazione di steroidi, di cortisone cronico per molto tempo e ad alti dosaggi. Questo chiaramente condiziona una sopravvivenza molto, molto negativa per il paziente. E stimolando altri target, quindi dei nuclei vicino all'ipotalamo che vengono visualizzati in base a immagini PET e SPET, cioè scintigrafia cerebrale, abbiamo la possibilità di ridurre notevolmente questo tipo di crisi. E quindi con il tempo, appunto, interventi di stimolazione cerebrale profonda si eseguono anche nei pazienti cefalalgici. Nei pazienti con dolore, in base al tipo di dolore che si ha, abbiamo la possibilità di individuare dei nuclei deficitari e quindi anche lì di modulare la riduzione del dolore stesso. Bene. Professor Scerrati, ecco, per concludere, quali sono le nuove prospettive, ecco, terapeutiche, le nuove applicazioni terapeutiche? Il carattere stesso del tipo di trattamento, cioè la modulabilità della procedura, invita a ricercare, invita ad andare avanti per vedere fino a che punto noi abbiamo la possibilità quindi di modulare, variare, influire sulla funzione del cervello. Uno degli aspetti più innovativi e forse il più complesso di tutti che si sta in questo momento affrontando è la capacità di poter interferire sui disturbi di stampo psichiatrico. Ne aveva accennato prima il dottor Ricciuti rispondendo ad una domanda che gli era stata posta, sono soprattutto le sindrome ossessivo-compulsive ed anche le depressioni gravi, argomenti che sul piano sociale sono di enorme valenza. Abbiamo già dei dati a disposizione delle esperienze condotte, potete però capire che da un lato questo tipo di settore e di patologia ci riporta al passato con esperienze che certamente non sono state felici e quindi ci pongono notevoli perplessità, talora degli psichiatri, ma anche dei neurochirurghi, perlomeno di quelli dotati di maggior serietà, ma si sta andando avanti proprio con dei comitati misti, in cui le società di psichiatria e le società di neurochirurgia individuino dei membri che tra di loro si confrontino per innanzitutto affrontare il problema sul piano etico. In secondo luogo, affrontare il problema sul piano di quelli che possono essere opportune linee guida di diagnosi e quindi di applicazione terapeutica di queste procedure. In Europa si è abbastanza avanti da questo punto di vista perché già le società europee si sono consorziate per poter favorire e raggiungere questo tipo di obiettivo. Anche in Italia ci stiamo muovendo in maniera molto attiva. Quindi credo che questo sarà un argomento che nel prossimo, immediato futuro, non così lungo, potrà anche avere una risposta, così come le patologie di cui abbiamo parlato. Professor Scerrati, ma la neurochirurgia si sta muovendo, ecco, per risolvere il problema, diciamo, di queste malattie, non solo, ecco, la sintomatologia, per risolvere la causa di queste malattie? Certamente si sta muovendo, ma anzi, questa sarebbe la soluzione di tutto, perché può capire benissimo che se noi avessimo la possibilità di modificare la struttura, riconducendo la stessa struttura alle condizioni originali, automaticamente modificheremo anche i sintomi. Quindi sarebbe veramente l'obiettivo principe da perseguire. Certo che si sta muovendo, ma l'argomento è estremamente complesso. Avete, penso, sentito parlare tutti, come l'abbiamo sentito noi, di tutti i tentativi, soprattutto in chiave sperimentale, che riguardano l'utilizzo delle cellule staminali, le quali hanno proprio lo scopo, in quanto cellule progenitrici, di poter restaurare, recuperare e riproporre un tessuto così come era all'origine e riparare un eventuale danno. Per
Per il sistema nervoso questo è estremamente complesso. Per il Parkinson sono stati fatti molti tentativi, non solo sperimentali, ma anche con delle applicazioni nella pratica clinica. Le difficoltà che si sono tenute però sono state soprattutto legate al controllo della crescita di queste cellule. Per cui anche da questo punto di vista, una volta iniettate in zone specifiche cellule che contengono dopamina, parlo del Parkinson, la difficoltà poi di poterne controllare la crescita e quindi analogamente la loro secrezione e quindi la loro funzione è stata altissima. Le poche applicazioni che ci sono state sull'uomo sono state fino adesso fallimentari, per cui non è certo un trattamento che in questo momento può dare delle evidenze tali da consentire una reale applicazione. Però la ricerca ferve da questo punto di vista e direi che è proprio sulla ricerca che dobbiamo puntare. E posso dire che la ricerca di questa terapia, che noi consideriamo, includiamo sotto un termine generico terapia genica, quindi terapia che modifica, è in grado di modificare il corredo genetico per poter reintrodurre un sistema strutturale che sia poi efficiente, è indirizzata su vari settori delle malattie neurodegenerative, su Parkinson, ancora una volta sull'epilessia, ancora una volta su forse la malattia degenerativa per eccellenza che è l'Alzheimer. Quindi molti sono i dati, molta ricerca, poco in clinica, ma personalmente ritengo che la via deve essere questa. Bene, allora noi siamo giunti al termine della trasmissione, ringraziamo il professor Massimo Scerrati e il dottor Riccardo Ricciuti per essere intervenuti. Noi vi aspettiamo la prossima settimana, sempre mercoledì alle 20.50 sul canale 11 e per la visione in HD sul 511 e mentre il giovedì alle 20.45 sul canale 675. E la prossima settimana tratteremo un nuovo argomento che sarà il mal di testa, come viene e come si cura. Ecco, vi ricordo che potete chiamare alcuni giorni prima della trasmissione al numero 071-75-74-372 per porre le vostre domande oppure inviare un'email a onertv@chiocciolalibero.it e gli ospiti presenti risponderanno a tutte le vostre domande. Arrivederci alla prossima settimana. In collaborazione con Laboratorio Ortopedico Il Piede, Osimo e Ancona.